Grazie, benvenuti a questo nuovo video. Questo è un video haul. Ho fatto diversi ordini da un sito che in realtà è anche un negozio fisico, che è diverso. Lo potete trovare sia su Facebook che su Instagram che direttamente nei negozi di Roma, nei centri commerciali. E vi lascio comunque qui sotto il link al loro Instagram e alla loro pagina Facebook in maniera tale che potete andare a vedere dove trovarlo. Vi dico la sincera verità, all'inizio ero super entusiasta e super partita di testa per questo negozio, sono sincera, perché avevo fatto due acquisti che mi erano piaciuti molto molto molto, che mi stavano anche molto molto bene, date anche le taglie molto 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 piccole e particolarmente taglie uniche hanno. Quindi io ero partita molto sul dubbio che potessero starmi queste cose, però avendoci un prezzo comunque contenuto ho voluto rischiare. E vi devo dire la verità, i primi due capi che mi sono arrivati, che ho praticamente acquistato mi erano piaciuti tantissimo e infatti ero rimasta talmente tanto contenta che dopo ho continuato a guardare le loro dirette, Instagram, i loro profili, eccetera. Ho acquistato in altre due tranche altre due cose e devo dire la verità, sono rimasta un po' così. Un po' ho sbagliato io, perché mi rendo conto che per me taglia unica vuol dire piccolo, però ho voluto rischiare. Però devo dire la sincera verità, non sono rimasta molto molto colpita come era la prima volta, probabilmente perché ho sbagliato io anche a scegliere dei capi, perché effettivamente ho scelto dei capi un po' troppo per un fisico piccolo e quindi non ho particolarmente calcolato bene le misure. Comunque, diciamo che questo sito ha particolarmente taglie piccole oppure taglie uniche, quindi se siete come me particolarmente così, andateci con piedi di piombo perché non è il massimo. Ecco, però ci sono delle cosine carine che uno potrebbe anche sfruttare in un altro modo, non come dicono loro di metterle, insomma. Quindi bando alle ciance, vi faccio vedere tutti quanti i vestiti indossati, abbiate pietà delle mie condizioni, ma sono sotto ciclo, quindi sto particolarmente gonfia, quindi vedrete una pancia un po' più prominente, ma non ce ne può fregare di meno. E quindi niente, vi saluto e godetevi il video, ci vediamo dopo. Allora, questo sono i primi due capi che vi faccio vedere. Allora, questi sono i leggings, che sono dei leggings in finta pelle, neri, lucidi. E poi questa camicia, che in realtà sarebbe un vestito, ma avendo io i fianchi tanto larghi ed essendo questa camicia taglia unica, gli ultimi due bottoni non mi si chiudono, quindi la lascerò aperta e la utilizzerò appunto con i leggings che copre il dietro, che a me non piace per niente andare in giro con i leggings che si vede il sedere. Quindi questa è carinissima. Di questa ci sono due colorazioni, questa che vedete addosso a me e poi un'altra in colorazione nera e bianca. L'altro capo che vi faccio vedere è questo giacchetto che mi piace tantissimo. Peccato che mi sta un pochino stretto e quindi, ma non è che mi sta stretto solamente qui per i fianchi, mi sta stretto anche sopra e calcolate che io non ho seno. Quindi niente, penso che lo regalerò. Tanto c'è il compleanno di una mia amica a breve, quindi sicuramente a lei sta. Però mi piaceva tantissimo. Ho preso la mia taglia, poi tra parentesi, quindi è proprio secondo me il tipo di giubbino che è particolarmente piccolo, quindi niente, questo qui lo regalerò. Poi altro capo che vi faccio vedere è questo maxi maglione qua. Questo è un maxi maglione fatto in questo modo, bello pesante, che dovrebbe essere diciamo una sorta di vestito. Ora io devo ancora valutare come indossarlo, ovviamente, perché non so se indossarlo effettivamente come un vestito o solamente come un maxi maglione con i leggings sotto. Però questo qui praticamente l'ho preso sia in questo colore celeste sia così bianco semplice. E amo tantissimo questi maglioncioni così grossi, però
perché possono essere messi in qualunque modo. E questo è veramente molto molto carino, caldissimo, poi per l'inverno è ottimo. E c'erano anche di altri colori, ovviamente. Ho preso questa maxi felpa che io già ho indossato, che in realtà questa è veramente un vestito. Infatti io l'ho indossata come vestito con una cinta, avevo messo, e ha queste maniche particolarmente larghe e ha anche le tasche fatte in questo modo. Questo vestito mi piace tantissimo, mi è piaciuto tantissimo, poi è particolarmente comodo perché praticamente vi salva il look e fa molto anni 80, devo dire la verità, sembra una nuvoletta, però messo così non è un granché, messo con una cinta effettivamente è molto 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 più carino. Quindi io l'avevo indossato con una cinta, in effetti, quando l'ho indossato la prima volta. E questo pure è molto molto carino, a differenza del maxi maglione è una felpa più leggerina. Poi ho voluto prendere questo vestito qua. Questo vestito, come potete vedere, è un vestito in maglina, molto molto attillato. Però mi piace tantissimo, mi piacciono tantissimo questi tipi di vestiti. È fatto così a costine, sì, ed è fatto così a costine, e l'ho preso nero, molto molto bello. Questo mi piace tantissimo, l'ho già indossato e è comodissimo. Questo mi piace, è il pezzo, diciamo, che mi piace più di tutti, questo qui, eh. Infine, un altro pezzo è questo che sto indossando, che mi vedete indossare adesso, che è il sopra di questa tuta. È una felpa corta ed è fatta appunto fucsia con questo maculato qua. Il sotto mi sta particolarmente piccolo. Vedete da soli che è molto 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 piccolo. Questa qui era una taglia unica. Qui ho un po'... Sono stata io scema a volerla prendere uguale, però mi piaceva tantissimo, ho detto rischio, e vabbè, questa tanto non c'ho nessun problema perché l'ho fatta provare a mia figlia e le va perfettamente, e quindi il sotto lo mette lei, il sopra lo metto io che mi entra. E questi sono tutti i capi che io ho acquistato da questo negozio, che in realtà appunto è un negozio sia fisico che online. Fatemi sapere se anche voi avete acquistato da questo negozio, come vi siete trovate, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!